Buongiorno a tutti e benvenuti da PS Scrap. In questo tutorial vi mostrerò come realizzare le decorazioni a forma di piccoli banner e striscioni per i vostri progetti scrap. Vi occorreranno cartamodelli di banner, striscioni e ispirazioni, scaricabili gratuitamente al link sotto questo video, set di carte a piacere, io ho usato il set Geometrical Spring, disponibile sul mio shop Etsy. Carte con disegno qua, anche queste disponibili nel mio shop. Carta glitter e traslucida. Una matita. Nastro biadesivo e forbici. Fustelle o punch a forma di cuore, stella, farfalla, cerchio o altre sagome a piacere, coccarde e decorazioni a forma di cerchio, graffette colorate, pinzatrice. Per prima cosa tagliamo le sagome di banner e striscioni e, dopo aver tracciato il contorno sulla carta colorata, tagliamo le figure. Con un punch o una fustella tagliamo mini decorazioni a piacere dai fogli glitterati, traslucidi e a pois. Scegliamo una o più parole da usare come decorazione. Sotto al video vi lascio il link dove poter scaricare il file gratuito. Con del nastro biadesivo assembliamo e incolliamo le varie decorazioni nel modo che più ci piace. Possiamo utilizzare i banner e i piccoli striscioni per abbellire le graffette colorate, procedendo in questo modo. Assembliamo e incolliamo le varie decorazioni giocando con forme e colori.
possibilità e le combinazioni di carte, forme e colori sono infinite. Lasciamo correre l'immaginazione. Possiamo anche utilizzare le decorazioni a forma di cerchio e coccarda per arricchire e rendere ancora più preziosi i nostri banner. Vi lascio il link al video in cui spiego come realizzarle. Ed ecco pronte le nostre decorazioni con piccoli banner e striscioni, ideali per i nostri progetti scrapposi. A presto per altri tutorial sul mio canale!